Oh, buonasera e benvenuti alla nuova puntata di Striscia Filosofica. Io oggi farò le veci di Leonardo Caffo e Luca Taddeo. Mi chiamo Federico Zecca e sono uno dei curatori della Spring School di Gorizia, da cui in questo momento siamo collegati. Intervisteremo due autori mimesis collegati per le loro ricerche alle tematiche affrontate nella suddetta Spring School. Ma prima di farlo dico due parole appunto introduttive sul perché siamo collegati da Gorizia e Sul oggi è perché siamo collegati cominciata la International da Film Gorizia. Studies Spring School, la nona edizione dell'International Film Studies Spring School di Gorizia, una scuola internazionale di dottorato organizzata dall'Università degli Studi di Udine e una scuola di dottorato che ha una fortissima propensione, diciamo così, una fortissima struttura internazionale, racchiude in sé una serie di partner da tutta Europa ed è strutturata in quattro sezioni. Una sezione dedicata alla filologia del cinema, una sezione dedicata al cosiddetto post-cinema, cioè alle forme che il cinema ha assunto, diciamo, nell'epoca digitale. Una sezione dedicata alle arti visive, ai rapporti fra le arti visive contemporanee al cinema, e una sezione dedicata al porno, allo studio del porno, allo studio della sessualità. Ed è in questo ultimo frangente che i due autori che ora intervisteremo entrano in gioco. Autori che, come dicevo, hanno entrambi pubblicato un volume da mimesis, volumi nuovissimi, anzi, il Tentacle Erotica, Orrore, Seduzioni, Immaginari Pornografici, scritto da Marco Benoit Carbone, è in uscita, uscirà a maggio, giugno di quest'anno, e mentre Enrico Biasin, l'altro autore che intervisteremo, ha appena pubblicato Oscenità di Brand, uno dei libretti della nuova collana o sottocollana Minima Cinema di Mimesis. E allora io darei subito la parola a Marco Benoit Carbone, autore appunto di Tentacle Erotica, a cui chiederei anzitutto di dirci due parole in generale su quelli che sono i contenuti del suo interessantissimo libro. Prego, Buonasera. Marco. Buonasera, grazie Federico. Il Tentacle Erotica è uno strano tropo visuale, diciamo, per dirlo all'anglofono visual trope. Sono queste specie di stereotipi, di scherzi, di immagini ricorrenti che uno si ritrova nella cultura pop. Allora cosa succede? Vediamo queste immagini di piovre che intrattengono dei rapporti sessuali con delle donne, spesso imponendo questi rapporti sessuali. Questa figura strana, che è un po' una cosa ricorrente nell'erotismo contemporaneo, poi diventa anche un po' più antica, la troviamo anche nell'arte giapponese del XIX secolo. Quindi il Tentacle Erotica è un po' pornografia, un po' immaginario erotico, è un po' questa specie di stereotipo sul Giappone che vuole che tutte le cose un po' grottesche, un po' buffe, un po' aberranti vengano da quel paese. La gente ha visto queste immagini in CSI, in Mad Men, che sono serie famose, nei videogiochi, però anche nel film horror, in Prometheus di Ridley Scott, uscito da pochissimo, ci sono delle scene in cui c'è questa sessualità leggermente orrorifica, leggermente grottesca, che anzi nel film di Ridley Scott non è proposta come un rapporto sessuale, oppure è un tipo di violenza che si fa anche erotica. E il libro è diviso in tre sezioni, analizza questa figura della cultura contemporanea che emerge, si vede come in realtà è solo una spia strana, una spia bizzarra che si impone un po' con questa astrusa coerenza, però in realtà sotto c'è un tema più grande che è il rapporto tra l'orrore e l'erotismo. E il libro si divide in tre parti, lo analizza in tre diversi momenti storici. L'arte antica giapponese, il cinema horror e l'animazione giapponese, e poi tutta la galassia di siti internet che c'è su internet. Bene, io tornerei a quanto hai appena detto relativamente al Giappone, nel senso che è indubbio che il tuo libro sia fortemente centrato, sia fortemente focalizzato sul Giappone, Certo.
pure in qualche modo manifestando una, ma non lo chiamerei sforzo, come dire, ma una sorta di impostazione ad uscire da quelli che sono i confini del cosiddetto orientalismo e appunto a guardare l'evoluzione di questo, di questa figura retorica appunto, in un'ottica globale, transculturale, transnazionale. E ci vuoi dire qualcosa di più a riguardo? Certo, cosa succede? Quando noi conosciamo il tentacolo erotico la prima volta, questa cosa strana che uno si ritrova nei Griffin, c'è Peter Griffin che a un certo punto fa una battuta sui giapponesi, vuole invitare al cinema un giapponese, ma lui dice no, preferisco andare a vedere un polpo che cerca di farsi una tipa. Ecco, questo è quello che arriva un pochino da noi, oltre a questo immaginario che vediamo nel film horror. Quindi è già implicito questa specie di stereotipo che ci dice che le cose strane, le cose perverse vengono dal Giappone. Chiaramente il tentacolo erotica è una cosa che ha anche a che vedere con il Giappone, perché innanzitutto viene formulato nell'ambito dell'animazione giapponese della fine degli anni Ottanta. È un qualcosa che ha un profondo legame con il film horror, lo troviamo in un sacco di film prodotti in Europa e in America, nel film autoriale come può essere Possession di Andrei Zulaski, fino ai film di Cronenberg, ma anche penso alla casa dove è presente una scena di stupro ai danni di una donna che addirittura è perpetrata dagli alberi infestati di un bosco. Ecco, questa cosa c'è nell'immaginario dell'orrore. C'è nell'immaginario dell'orrore, però viene formulata nel fumetto giapponese, perché certi autori, tra cui Toshio Maeda, inventano il tentacolo per sostituire evidentemente qualcos'altro, che non si poteva mostrare, e è così ha luogo questa fusione tra l'orrore e l'erotismo. Poi si scopre che un autore come Hokusai, che è il famoso artista giapponese, quello che è stato definito il Michelangelo del Giappone, insomma, per avere un termine di paragone, l'autore della celebre Onda di Hokusai, il precursore dell'estetica dei manga, aveva già approfondito il tema della donna coi polpi, per cui c'è ormai celeberrima stampa di Hokusai con i due polpi, che è solamente una tra le tante versioni di questa figura retorica che è carica di elementi del mondo naturale, che riconfigura la sessualità un po' in un registro grottesco e disturbante. Quindi anche questo è Giappone, però evidentemente il tentacolo erotica ci arriva filtrato nelle serie televisive che fanno la parodia di Hokusai, fanno la parodia dei manga, come un esempio del Giappone come paese, insomma, dove hanno luogo tutte le perversioni, un paese diverso e perverso. E non è proprio così, perché bisognerebbe restituire, insomma, poi i fenomeni culturali e la complessità che gli appartengono. Certo, una delle parti che ho trovato più interessante del tuo libro, rimanendo sul Giappone, è quando in qualche modo ricostruisci la funzione sociale della pornografia, in qualche modo a partire poi dai classici shunga, per tornare ad Hokusai. Ma secondo te la funzione, diciamo, sociale che tu ritrovi già in quelle stampe può essere in qualche modo così riattualizzata nell'epoca presente? Sì, spenderei due parole proprio al volo sugli shunga. Gli shunga erano queste stampe, queste xilografie prodotte alla fine del XIX secolo, però in realtà diffuse su una finestra temporale più ampia in Giappone. Erano un panorama editoriale l'equivalente di quello che oggi si chiamerebbe un panorama editoriale, ed erano stampe erotiche. Erano stampe che si rifacevano all'immaginario dell'ukiyo, che era il mondo fluttuante, il mondo dei sogni, il mondo dell'evasione. E questo immaginario è stato analizzato in modi diversi. Innanzitutto questo corpus di immagini erotiche è rimasto a lungo negletto nelle biblioteche, perché evidentemente faceva un po' scandalo, evidentemente le autorità, gli interpreti istituzionali, gli stessi storici dell'arte l'hanno mantenuto un pochino defilato rispetto ad altre forme espressive che hanno guadagnato il proscenio. Ma
questa forma d'arte era chiaramente anche una forma di evasione nel senso più prosaico possibile, e di conseguenza troviamo anche studiosi che hanno delle opinioni molto discordanti. Ci sono alcuni storici dell'arte che ne valorizzano la funzione rituale, il valore estetico e artistico che è altissimo, tralasciando magari quello che invece altri studiosi fanno rilevare, e cioè la funzione banalmente masturbatoria di queste immagini. Quindi in un certo senso si vuole dotare di un pedigree artistico storico il tentacolo erotica, dicendo che gli Shunga con le piovre, che poi hanno ispirato anche Picasso, si sono riversati in un immaginario erotico grottesco europeo, avrebbero questo pedigree storico di un certo livello. Però in realtà gli stessi Shunga, cioè il mezzo con cui si vuole dotare una forma contemporanea pornografica di dignità artistica, in fondo erano anch'essi pornografia a tutti gli effetti. Certo. Ma secondo te, come dicevo, questa come dire, configurazione, in qualche modo, chiamiamola anche del porno tentacolare, come si è venuta in qualche modo a modificare nel, come dire, panorama transmediale contemporaneo? Ti chiedo questo anche perché il tuo libro è estremamente interessante per la varietà di forme comunicative, di forme espressive che tu prendi in considerazione, appunto, dagli Shunga ai videogame. Sì, io penso che la risposta sia in realtà abbastanza banale, nel senso che questo tentacolo erotica, il tentacolo è un po' questa cosa, che questa propaggine che poi in fondo è il nesso più ampio tra l'orrore e l'erotismo. Per cui andando indietro nella storia scopriamo tantissimi esempi, anche addirittura nel mito classico, penso al mito di Scillo e Glauco, alle mostruosità marine del mito greco. C'è tutto un continuum antropologico estetico che parla di questa unione tra l'orrore e l'erotismo. Ma nel momento in cui la cultura contemporanea viene, come dire, sconvolta dall'affermarsi di internet, nel momento in cui internet diventa il mezzo di propagazione, di diffusione principale delle idee, tutta questa matassa di riferimenti inizia ad essere unita sotto una forma unica. E così nasce su Wikipedia il lemma tentacle rape, poi diventa tentacle sex. La gente trova i riferimenti culturali, diventa tentacle erotico. Nel frattempo, questa figura retorica è stata omaggiata dalle serie televisive, è rientrata nell'arte contemporanea perché gli artisti contemporanei l'hanno rimaneggiata, e così ce la troviamo un pochino in tutti gli ambiti espressivi, dalla pittura ai videogiochi, e contemporaneamente diventa un qualcosa a cui si assegna finalmente un nome. Bene, Marco, ti ringrazio davvero. E, ma guarda, ti faccio un'ultima domanda. Ti chiedo, quali sono in qualche modo le premesse di questo volume? Cioè, cosa c'è sotto? Com'è che ti è venuto in mente così di metterti a lavorare sul tentacle sex, sul porno tentacolare? Insomma, un argomento... obiettivamente molto originale, sì. Per il panorama di studi italiano, ma non solo, credo. Sì, è una bella domanda ed è anche una bella storia. Questa idea nasce, e per questo devo ringraziare chiaramente te, Federico Zecca, oltre a Enrico Biasini e Giovanna Maina, nell'ambito della sezione di Porn Studies del Film Forum di Gorizia. In quell'occasione abbiamo avuto modo di sviluppare un'analisi della cartografia della pornografia contemporanea, sviluppare questa cartografia del porno contemporaneo. È uno dei settori, una delle aree in cui io mi sono impegnato, era quella del Giappone. Era quella del Giappone in parte perché i miei interessi sui media contemporanei, insomma, mi avevano già portato verso quelle zone lì, ma anche perché probabilmente ero anch'io affetto da questa forma di porno orientalismo, vedere queste cose bizzarre dal Giappone che oggettivamente si impongono per questa loro forza anche accecante, se vogliamo, questa potenza visiva. E però poi, insomma, avendo avuto modo di approfondire il tema, si è visto che non era semplicemente una bizzarria dal Giappone, era un qualcosa che strisciava, valeva la pena indagare, qualcosa che andava a finire nel
nello studio del film, nello studio della letteratura, penso ai canti di Maldoror, in cui alla fine il protagonista diventa questa specie di piovra che avvinghia il corpo di Dio, quindi questa figura malefica della piovra, e questo ha dato la possibilità di studiare questo fenomeno molto interessante, tanto bizzarro quanto dotato di una astrusa coerenza. Bene Marco, io ti ringrazio davvero, ricordo il titolo del tuo libro che è Tentacle Erotica, Orrore, Seduzione, Immaginari Pornografici, prefazione di Massimo Fusillo, ricordiamolo, prima non l'abbiamo detto, e in libreria da maggio di quest'anno. E passerei appunto ad Enrico Biasin, in qualche modo così mi hai fornito tu la palla Marco per presentarlo. Enrico Biasin è uno dei coordinatori della sezione Porn Studies della Spring School di Gorizia, è uno dei più importanti autori, diciamo così, studiosi italiani di pornografia audiovisiva per l'esattezza, e ha scritto, come dicevo in apertura, un libro dedicato alla industria pornografica, occupandosi di un tema in qualche modo estremamente importante, ma in qualche modo molto poco considerato dagli studiosi, non solo italiani. Come sapete, come dire, i libri usciti negli ultimi tempi dedicati alla pornografia, come dire, o hanno come dire, un investimento di carattere filosofico o diciamo sociale o sociologico. Difficilmente qualcuno si mette a studiare l'economia e l'industria, la struttura produttiva della pornografia. In qualche modo a questo buco editoriale ha risposto il libro di Enrico Biasin, Oscenità di Brand. Enrico, vuoi dirci qualcosa di introduttivo anzitutto sul tuo libro? Quali sono così i punti principali su cui ti sei focalizzato nel tuo studio? Innanzitutto buonasera e grazie dell'invito per partecipare a questa non so come definire, questo incontro audiovisivo. Allora, niente, sostanzialmente durante la conversazione che hai avuto con Marco, lui mi è uscito con un'enunciazione, con una frase che effettivamente spiega un po' l'obiettivo anche del mio lavoro. Marco a un certo punto ha detto: tutti i fenomeni culturali, qualsiasi essi si siano, qualsiasi essi siano, sono delle realtà in qualche modo da considerare e da investigare nel più profondo, perlomeno cercare insomma di articolarle, fare in modo che essi vengano in qualche modo articolati. La pornografia è un fenomeno culturale, è anche un fenomeno mediale, è anche un fenomeno audiovisivo, perché io in verità non è che mi sia occupato nel mio volume di tutta l'industria, diciamo, culturale pornografica, ma ho tentato di gettare il mio sguardo sull'industria culturale, sull'industria audiovisiva pornografica contemporanea, diciamo occidentale, perché questo un po', insomma, cercando un po' di compartimentare il settore di analisi, va detto, è questo. Quindi in qualche modo sono partito da questa premessa, molto banalmente, ma questo naturalmente, diciamo, questa premessa ha avuto un'incubazione, insomma, cioè sin da quando ci siamo messi a lavorare, no, sulla sezione Porn Studies per quello che riguarda la Spring School di cui appunto parlavamo prima, abbiamo sempre tenuto presente un dato, cioè che la pornografia non è una massa, cioè è una massa estremamente problematica, non è un qualcosa di coeso, ma è un qualcosa di estremamente articolato. La pornografia inoltre è, oltre che a dei sistemi di rappresentazione, è anche un'industria. Ebbene, io ho cercato insomma di tenere presente questo presupposto per addentrarmi all'interno di questo campo, cercando di utilizzare degli strumenti che in parte, diciamo così, provenissero, che in parte provengono, perché di fatto li ho utilizzati, dall'ambito degli studi, diciamo così, e degli studi culturali e degli studi, diciamo così, economici. L'idea è quella di spiegare effettivamente come si traduca poi nella realtà dei fatti, sul piano economico, sul piano industriale,
la pornografia audiovisiva appunto contemporanea. Per sfatare, appunto, ripeto, quell'illusione, quella convinzione che la pornografia sia un qualcosa di estremamente coeso, sia un sistema culturale tutto uniforme, in verità appunto non è così. Il volume è diviso in due parti, sostanzialmente. Nella prima parte cerco di analizzare il fenomeno dell'industria culturale della pornografia audiovisiva, prendendo in prestito la nozione appunto di brand, cioè cercando in qualche modo di capire attraverso quali, diciamo, meccanismi industriali il sistema economico pornografico, il sistema industriale pornografico abbia garantito una propria immagine, un'immagine appunto di brand ai propri prodotti. Degli elementi effettivamente più originali del tuo volume, anche, come dire, se lo rapportiamo ai porn studies, cioè agli studi anglosassoni, certo. La tradizione giovane, certamente, ma ormai molto articolata, degli studi sul porno di ascendenza americana ed inglese. È molto originale, perché tu alla fine tenti una, come dire, di costruire una tipologia. Quindi in qualche modo, come dire, ricostruisci, diciamo così, la struttura industriale del porno americano, come dire, quasi attraverso un'inferenza, cioè lavorando sulle forme promozionali e sulle identità che in qualche modo queste forme promozionali postulano. Ci vuoi dire qualcosa di più? Sì, scusa. Su questo tuo lavoro? Sì, allora, la categoria di brand, in due parole, va spiegata in questo modo: cioè il brand è una sorta di visualizzazione, visualizzazione del prodotto, in questo caso appunto pornografico, per quanto riguarda la sua, come dire, immagine o comunque i concetti che devono essere in qualche modo raccolti dal pubblico a cui si indirizzano determinati appunto prodotti. E io ho stabilito, cercando di, anche in maniera probabilmente, cioè cercando di riassumere in qualche modo quali potessero essere le forme dell'identità, l'identità di brand, che vengono utilizzate nell'ambito dell'industria culturale pornografica per la promozione di determinati prodotti. Sostanzialmente ne ho trovati quattro identità di brand. Allora, da un lato i prodotti audiovisivi pornografici vengono, diciamo così, la brand strategy funziona nel momento in cui è definita un'immagine che ha a che fare con l'autore. Molti prodotti pornografici assumono come identità visiva di brand, diciamo così, l'immagine dell'autore. Ciò che viene promosso all'interno di determinate case di produzione è proprio l'immagine autoriale, cioè l'identità autoriale di determinati appunto prodotti. Dall'altro lato esiste una seconda categoria che ha a che fare con l'identità di genere, un'identità di brand di tipo appunto generico, per cui i prodotti culturali, anziché essere promossi attraverso l'immagine dell'autore, vengono articolati sul piano appunto commerciale attraverso delle categorie che hanno a che fare con i generi. Una terza categoria invece riguarda la possibilità che ci sia ancora una volta un'immagine di brand, questa volta a che fare con un'altra importante, diciamo così, figura e categoria che è nata nell'ambito del film studies, che è appunto l'attore. Quindi l'immagine di brand questa volta si declina attraverso la figura attoriale. Quarta e ultima categoria è invece a che fare con la qualità del prodotto che in qualche modo le case di produzione, soprattutto quelle, diciamo così, più vicine al paradigma hollywoodiano, intendono trasmettere tramite la promozione appunto dei propri prodotti. Ti ringrazio.
la tua tipologia è obiettivamente molto interessante, ed è molto interessante in qualche modo il tuo approfondimento di una delle tipologie specifiche, con la focalizzazione nella seconda parte del tuo volume sulla carriera, diciamo così, e sulla costruzione dell'identità di brand di Sasha Grey, cioè una delle massime pornodive contemporanee. Ma secondo te perché, faccio una domanda molto banale, sì, Sasha Grey ha avuto così tanto successo nel mondo della pornografia, e perché è una delle poche pornodive che in qualche modo è riuscita a sconfinare, facendosi conoscere anche nel mainstream, almeno fino a un certo punto? Certo, ma innanzitutto bisogna dire che comunque Sasha Grey ha avuto un successo estremamente, come dire, un importante successo, una importante carriera nell'ambito del cinema appunto pornografico, e questo è un dato. L'altro dato è che la sua carriera nell'ambito strettamente, diciamo così, pornografico, del cinema appunto pornografico, anzi nell'ambito dell'audiovisivo pornografico, è stata una carriera tutto sommato breve, di fatto che si può misurare circa in un lustro. Ma è stata, come dire, questa sua carriera è stata molto, molto breve, ma anche molto intensa. Perché? Perché Sasha Grey, contrariamente a tutte le altre, possiamo dire, semplificando anche un po', ma comunque tutte le altre, contrariamente a tutte le altre pornostar femminili e maschili, ha giocato un ruolo, ha giocato differenti ruoli all'interno dell'industria, non si è limitata soltanto a concretizzare, diciamo così, la sua persona strettamente in termini appunto autoriali, ma anche ha cercato di controllare le produzioni appunto pornografiche, le produzioni audiovisive in cui si trovava essa stessa e la stessa appunto ad operare. Quindi, oltre a essere, come dire, oltre a farsi prodotto in qualche modo attraverso la sua immagine all'interno delle produzioni appunto videografiche, oltre a prodursi appunto come attrice, ha saputo anche costruire una propria immagine, proprio un'immagine di brand, no? Ha saputo qualificare la propria immagine come un'immagine, come dire, industriale, che ha a che fare, secondo me, con una particolare strategia che è quella del brand. Aggiungo anche che Sasha Grey, sin dall'inizio, sin dal momento in cui ha debuttato all'interno delle scene pornografiche, non si è limitata soltanto a veicolare la propria immagine autoriale limitatamente appunto all'interno dell'industria pornografica stessa, ma sin dai primi momenti ha cercato di promuovere la propria persona e secondariamente anche la propria immagine di brand all'interno di altre, diciamo così, di altri campi appunto culturali, anche industrie culturali limitrofe o addirittura esterne all'industria culturale pornografica stessa. Non dimentichiamoci che, per esempio, Sasha Grey ha partecipato a film girati da attori, da registi hollywoodiani, come lo stesso Soderbergh. Quindi è vero che la partecipazione è stata profondamente importante nell'ambito dell'industria culturale, appunto, pornografica, ma è anche vero che, diciamo così, con un'estrema intelligenza, secondo me, ha cercato appunto di portare la propria attività anche su terreni, diciamo così, assolutamente lontani in qualche modo dall'ambito pornografico stesso, pur continuando in qualche modo a giocare nello stesso campo pornografico, quindi giocando sui più tasti, potremmo dire. Enrico, io ti ringrazio davvero per questa interessantissima chiacchierata. Noi siamo ormai in chiusura e io ringrazio di nuovo te e Marco Benoit Carbone e ricordo i titoli dei libri: Tentacle erotica, orrore, seduzione, immaginari pornografici, prefazione di Massimo Fusillo, scritto da Marco Benoit Carbone, Mimesis, editore ovviamente, ed Oscenità di brand, l'industria culturale pornografica contemporanea, di Enrico Biasin. Come dicevo,
apre uno dei volumetti che apre una nuova collana o sottocollana di Mimesi Editore, cioè Minima Cinema. Vi ringrazio ancora e a presto. Ciao Marco, ciao Enrico. Ciao.